Marco Travaglio, poco fa il Premier Conte alle 8 meno 10 ha parlato alla Nazione, un po' quello che chiedeva Repubblica, vero Giannini, ieri o l'altro ieri. Insomma, sì. Volevate un intervento solenne, è stato un intervento solenne, utile per tranquillizzare l'opinione pubblica sull'emergenza che stiamo vivendo? Beh, sì, avendo da comunicare un nuovo decreto importante che impone sacrifici e restrizioni, direi drastici, per la vita di tutti gli italiani, era opportuno che ci fosse questo intervento. Mi è parso un intervento abbastanza sobrio, abbastanza secco, molto breve, ma dove ha detto l'essenziale, cioè che bisogna essere allarmati ma non allarmisti, che è una distinzione molto difficile da fare in questi giorni. E da cosa bisogna essere allarmati? Non dal fatto che ci siano più morti del previsto, perché purtroppo è terribile doverlo dire, perché anche un solo morto è di troppo, ma i morti rimangono più o meno quelli che costituiscono la media delle vittime delle normali influenze. Se poi andassimo anche a vedere quante persone entrano sane in ospedale per un'analisi e si beccano un'influenza ospedaliera, scopriremmo che sono infinitamente di più, ma non se ne parla. L'allarme invece è un altro, l'allarme è un contagio che, se non si riesce a fermare e a contenere, manda in tilt il sistema sanitario, perché è ovvio che i reparti di rianimazione, di terapia intensiva, possono ospitare poche persone rispetto a quelle che si prevede che un contagio così galoppante potrebbe portare nelle prossime settimane. E il nostro sistema sanitario, che è altissimo per il livello dei medici, degli infermieri, di tutto il personale, non è altrettanto efficiente per quanto riguarda l'organizzazione e il numero dei posti letto, visto che sono stati massacrati in questi ultimi anni sia il personale sia i posti letto, e visto che regioni, soprattutto quelle del Marco, nord, ma hanno quindi Conte è privilegiato stato la sanità efficace? privata al di là di quella pubblica. A me è parso di sì, insomma, ha detto l'essenziale di quello che dobbiamo aspettarci, di quello che dobbiamo fare concretamente tutti quanti nelle prossime giornate per cercare di contenere questo fenomeno, che non è preoccupante per il numero dei morti, ma potrebbe provocare il collasso del sistema sanitario, per il numero delle persone che richiederebbero il ricovero in strutture specializzate come quelle delle rianimazioni e delle terapie intensive.